continuano i preti, continuano i preti contro Salvini. Ormai si può fare addirittura un libro, si potrebbe fare un'epopea, una serie. Assolutamente. Preti contro Salvini. Cioè, improvvisamente il mondo della Chiesa, una parte del mondo della Chiesa, comincia, come dire, ad alzare la testa, a ribellarsi a questa sorta di fascismo salviniano. Ma non siete, cioè, non avete l'idea della ridicolaggine, cioè, non avete, come dire, la. Siete patetici, siete ridicoli. Loro però sono uomini di chiesa, quindi teoricamente sono quelli che, come dire, conoscono il Vangelo. C'è, no? Un signore in provincia di Vicenza, un tale Bedin, Marco Bedin, che dice: strage di Stato nel Mar Mediterraneo, si sta consumando una vera e propria strage per responsabilità diretta del nostro attuale governo. Salvare profughi ormai non è più una priorità. Dai. Il ventennio fascista, una triste riedizione del ventennio fascista, dice. Questo signore qua non ha idea di quello che dice, eppure fa il prete, capito? È vero che c'è anche Don De Capitani, ma questo fa il prete e dice delle castronerie simili, cioè il ventennio fascista, il governo stragista, le stragi di Stato. Sai, rispetto nostro vice premier, nonché ministro dell'interno, che nei comizi in campagna elettorale prima del 4 marzo agitava alla folla urlante il Vangelo o addirittura il rosario, beh, sai, insomma, no? C'è da riflettere su questo, dai, no? Dai, quando su. Mai hai visto un politico che chiede il voto agitando il Vangelo? No, addirittura che è la dittatura? Che no, cos'è la dittatura? No, che cos'è il fascismo che si avvicina? No, mai detto una cosa. La storia non si ripete mai, come diventa su. Farsa, non dai. Tragedia. Felice da Pordenone, vai, felice.